Una buona giornata, ben trovati, prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica perché si avvicina l'appuntamento elettorale del 25 settembre con le elezioni politiche e il senatore Luciano D'Alfonso è pronto a ricandidarsi ma aspetterà ovviamente le decisioni del partito che arriveranno nei prossimi giorni. Allora andiamo ad ascoltare le parole di D'Alfonso nel prossimo servizio. Dopo la fine anticipata del governo di Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere, in Italia è partita la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Con la nuova riforma che ha previsto il taglio dei parlamentari, le regioni porteranno a Roma meno esponenti locali. L'ex presidente della regione, senatore Luciano D'Alfonso, questa mattina a margine di una conferenza stampa per parlare di un provvedimento riguardante la riforma tributaria, ha detto di essere disponibile ad una ricandidatura. Io sono figlio del Novecento, non mi autocandido, aspetto che la comunità politica del mio partito mi dica qual è la cosa giusta da fare, quali sono i ruoli, quali sono le iniziative da assumere. Naturalmente sono pienamente disponibile e comincio da oggi a raccontare quello che ho fatto, quello che farò anche nei prossimi giorni e quello che serve all'Abruzzo e agli abruzzesi. Per D'Alfonso, in un periodo non neutro ma difficile, il Paese avrebbe ancora avuto bisogno del governo guidato da Mario Draghi. L'Italia aveva ancora bisogno del governo Draghi, della sua competenza, della sua risolutezza, della sua credibilità. Grande parte dell'agibilità finanziaria di cui disponiamo è frutto della sua autorevolezza e credibilità. Ho visto un atteggiamento intermittente in capo ai partiti perché a un certo punto i partiti hanno fatto come i tacchini, alcuni partiti, hanno pensato più al proprio interesse, alla propria durata che all'interesse del Paese. Io spero che queste elezioni diano luogo in Italia ad un ristabilimento di classe dirigente credibile, capace di decidere in sede nazionale ed internazionale. Non viviamo un tempo neutro, è un tempo caratterizzato da due rotture di civiltà, la pandemia e la guerra. Non è un gioco governare l'Italia. E ora parliamo di sanità perché il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, questa mattina in conferenza stampa presso la sede della regione a Pescara in Piazza Unione, è tornato a polemizzare con la regione e con l'assessorato regionale alla sanità in merito ai conti della ASL di Pescara. Vediamo. L'ASL di Pescara chiude il proprio bilancio in rosso anche nel 2021, la perdita di quasi 3 milioni di euro, una cifra che smentisce tutte le propagandistiche dichiarazioni del presidente della regione Abruzzo e dell'assessore regionale competente Nicoletta Verì sul presunto pareggio di bilancio che la sanità abruzzese avrebbe raggiunto risanando i propri conti. Ad affermarlo questa mattina è stato il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che carte alla mano ha svelato quella che a suo dire la reale fotografia delle casse della ASL di Pescara. Numeri alla mano, dati alla mano, abbiamo fatto un dossier sul bilancio della ASL di Pescara che nel 2021 chiude con meno 3 milioni di euro, comunque un debito importante, nonostante si siano verificati tre eventi eccezionali, tre fattori importanti: più trasferimenti da parte dello Stato, più 19 milioni di euro trasferiti da parte dello Stato, ulteriori 18 milioni di euro, un incremento dovuto alla gestione degli anni precedenti, una sorta di conguaglio, e nonostante le decine di migliaia di prestazioni sospese e non riposizionati causa Covid, quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati, e si chiude comunque con un debito di 3 milioni di euro, vergognoso. Abbiamo scoperto che solamente nell'anno 2021 rispetto al 2019 ci sono state 159.000 prestazioni di assistenza territoriale in meno e accessi in pronto soccorso in meno, quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati.
e 2.933 ricoveri ordinari in meno. Quindi nonostante tutto questo risparmio si va verso questo debito di 3 milioni di euro. Abbiamo registrato ancora una spesa farmaceutica schizzata alle stelle, 95 milioni di euro di spesa farmaceutica a fronte di un tetto massimo di 59 milioni e una spesa farmaceutica convenzionata di 45 milioni di euro a fronte di un tetto di 44 milioni, quindi schizzata alle stelle. La cosa ancora più grave, forse la più grave di tutte, è la mobilità extraregionale che ci è costata 32 milioni di euro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La zona economica speciale ha una nuova spinta. È stato infatti siglato l'accordo tra l'istituto bancario Intesa San Paolo ed il commissario della ZES Abruzzo per favorire i nuovi insediamenti produttivi e rilanciare l'economia territoriale. Il servizio di Stefano Recanati. La zona economica speciale, istituita allo scopo di rilanciare le aree del centro-sud più sofferenti, ha da ieri una nuova opportunità. Si tratta di un protocollo sottoscritto dal gruppo Intesa San Paolo con il commissario della ZES Abruzzo Mauro Miccio. Un accordo che destina un plafond di 1,5 miliardi di euro alle zone economiche speciali meridionali e consente a chi vuole fare investimenti in queste aree di ottenere ulteriori vantaggi, sia in termini di risorse che di agevolazioni amministrative e fiscali. Nell'ambito abruzzese la ZES è costituito dai porti di Ortona e Vasto, dall'interporto d'Abruzzo, dal centro smistamento merci della Marsica, dagli autoporti di San Salvo e Roseto e dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Un booster molto importante che Banca Intesa, con un importante plafond economico, mette a disposizione delle imprese che operano in Abruzzo, degli investitori che credono e che crederanno sempre più, speriamo, nell'Abruzzo, per la costruzione delle infrastrutture che l'Abruzzo ha in cantiere e che devono partire e realizzarsi, come sappiamo, anche grazie ai fondi PNRR entro il 2026. La funzione del mare è importante nel trade dell'Abruzzo. L'import-export via mare copre infatti il 29% del fatturato complessivo con l'estero. La regione importa via mare soprattutto dall'Est Asia e dal Nord America e i suoi prodotti sono diretti principalmente verso i paesi europei che non fanno parte dell'Unione e il Centro-Sud America. Ai primi posti in entrata e in uscita ci sono i mezzi di trasporto e i prodotti chimici. Il territorio abruzzese vive di economia, vive di manifattura e vive anche di economia marittima, che chiaramente è strettamente collegata con lo ZES regionale. Un'economia marittima che sviluppa 3,3 miliardi di prodotto interno lordo annuale grazie ai porti di Ortona e di Vasto, che sono attrattivi soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei traffici commerciali. E siamo ora alla cronaca. Un vasto incendio che ha distrutto circa 2 ettari di vegetazione è divampato la scorsa notte intorno alle 3:30 a Scerni, in provincia di Chieti, sotto via Rossini, e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile sono state messe in sicurezza alcune abitazioni. Il fuoco è stato spento intorno alle 6 di questa mattina. Dalle prime indagini non si esclude l'origine dolosa delle fiamme e i carabinieri, giunti da subito sul posto, stanno indagando. La settimana scorsa il comune aveva provveduto a far ripulire la zona sotto piazza De Risis, creando anche delle linee tagliafuoco. Molto ancora deve essere fatto al fine di mettere in sicurezza il nostro territorio e le abitazioni, ha spiegato il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci. Proseguiamo con il nostro telegiornale, parliamo di occupazione. Trovato nella tarda serata di ieri l'accordo fra la GSA, che impiega lavoratori nei servizi antincendio sulle nostre autostrade, e i sindacati, è stato così revocato lo sciopero che era stato programmato per il 25 luglio. Vediamo. Roland, è arrivato un primo risultato dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, è stato revocato lo sciopero da parte dei lavoratori della GSA, avete ottenuto delle prime importanti risposte? Sì, intanto c'è stato il riconoscimento del sindacato, che in questa impresa di fatto non esisteva, quindi abbiamo posto le basi per fare in modo di creare delle condizioni di lavoro più dignitose, per fare in modo che questi lavoratori possano avere non tanto delle condizioni migliori per quanto attiene gli aspetti
normativi, gli aspetti che riguardano la sicurezza, ma migliorare anche le loro condizioni retributive economiche. Noi chiediamo da questo accordo che abbiamo sottoscritto ieri deve costituire la base per fare in modo che a questi lavoratori possa essere applicato il contratto dei guardiafuochi, che è il contratto sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative di CGIL, CISL e UIL. Ricordiamo che questi lavoratori sono impiegati sulle autostrade abruzzesi A14, A24 e A25, dove ci sono molte gallerie. Sì, allora fondamentalmente l'accordo sottoscritto ieri, che in qualche modo era partito 6-7 mesi fa con le prime proteste qui in Abruzzo, adesso interesserà circa 5.000 dipendenti, che sono tutti gli operatori che operano in questa impresa e in prossimità delle gallerie che sono ubicate nei cantieri autostradali. In Abruzzo, nelle Marche, stiamo parlando di circa 17 gallerie, quindi 17 cantieri nei quali operano questi lavoratori, per un totale di circa 120 dipendenti, quindi sono risposte sicuramente importanti. Uno strumento che può essere utile ai fini di decisioni strategiche che attengono le aree interne, in particolare del Pescarese e del Teramano. Stiamo parlando di Riabitare il Futuro, la pubblicazione curata dalla Caritas di Teramo Atri e di Pescara Penne, che descrive lo stato dei due territori. È venuto fuori una immagine di una regione che a traino dell'Italia sta vivendo momenti particolarmente difficili. Particolarmente difficili a partire dal 2007-2008, aggravati poi dagli episodi sismici, aggravati ulteriormente dalla pandemia e infine con una guerra alle porte dell'Europa, la guerra in Ucraina, che sta ulteriormente aggravando la situazione. La situazione di chi? La situazione delle fasce deboli innanzitutto, la situazione degli emarginati, potremmo dire in questo modo, anche se è un termine che a me non piace affatto, ma delle persone più a rischio, le persone più fragili, compresi i giovani. Che cosa si può fare? Molto probabilmente è il percorso che ci interessa, che potrebbe essere riassunto in 3 punti. Innanzitutto la dimensione della cura di quelli che sono rimasti nelle aree interne e che hanno bisogno di grande assistenza. La seconda cosa è la promozione sociale, per far sì che i territori siano rivitalizzati. Oltretutto questi due territori, Pescara, Penne, Teramo, Atri, sono abbastanza contigui e anche innestati l'uno sull'altro, quindi una sinergia è opportuna. E la terza cosa è rivalorizzare tutto quello che è il patrimonio edilizio, perché è stato avvilito dal sisma, ma solo se si rivalorizza il contenuto storico-artistico e il contenuto edilizio si riapre la strada anche all'accoglienza e al turismo. Noi dobbiamo farci carico di far crescere le nostre comunità, credo che sarà poi difficile creare le condizioni per cui i nostri giovani restino nei nostri territori, tenendo conto che c'è una ricchezza di bellezza naturalistica e dunque una realtà culturale storica molto forte anche sul piano, soprattutto direi sul piano religioso. Io penso che è possibile, sarà possibile se noi ripensiamo il senso dell'essere in una società globalizzata. Ecco, io quando giro per le piccole parrocchie dico sempre che anche se noi abitiamo a Fano Adriano sono cittadino del mondo, e questo devo dire che è la grande esperienza che la Chiesa è chiamata a dare e a sollecitare. E ora torniamo a Pescara per parlare di viabilità, perché questa mattina c'è stato il taglio del nastro del secondo tratto della strada pendolo nella zona del quartiere di San Donato. Masci, le periferie sempre più al centro della città, va anche in quest'ottica l'apertura della seconda parte della strada pendolo qui a Pescara? Diciamo che noi siamo attenti a tutte le realtà cittadine, le periferie ovviamente oggi hanno la possibilità di questa nuova strada, che è la strada pendolo attesa da decenni e decenni, perché già dal piano regolatore di Piccinato del 57 c'era
una traccia di una strada che costeggiasse la città e che collegasse i punti più importanti. Oggi noi la realizziamo perché siamo andati dritti verso la nostra strada, abbiamo espropriato i terreni che dovevano essere espropriati senza nessun timore, abbiamo realizzato in tempi brevissimi questa importantissima arteria che è collegata a quell'altra sulla Tiburtina che abbiamo inaugurato qualche settimana fa e a quell'altra ancora che inaugureremo a settembre che costeggia la Pineta. Avremo un asse che da Francavilla arriva all'ospedale senza passare in mezzo alla città in pochissimi minuti. Questo è il tassello straordinario che si aggiunge a quello che abbiamo inaugurato poche settimane fa, ha una valenza urbanistica perché siamo all'interno di un piano particolareggiato, il numero 7, quindi interventi di questo genere, stimoleranno anche la crescita, lo sviluppo urbanistico, lo sviluppo economico della città, ma la valenza è soprattutto sociale, perché quando abbiamo a disposizione quella che io definisco una circonvallazione interna che consente di unire il centro alle periferie, abbiamo praticamente obliterato, cancellato il concetto di periferia e quindi lo possono testimoniare anche le comunità che vivono qui, che avranno la possibilità in pochissimi minuti e viceversa di poter raggiungere il centro città, e il centro città può raggiungere queste belle zone in pochi istanti. E tengo a precisare, non soltanto con le automobili ma anche con una mobilità alternativa, perché tutte queste infrastrutture sono dotate di piste ciclabili e quindi di un sistema, di una rete di mobilità alternativa che consente anche di scegliere quindi un mezzo diverso rispetto all'automobile. Proseguiamo, parliamo ora di istruzione, perché tra i primi 5 migliori corsi nel paese, parliamo del corso di laurea in scienze giuridiche dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Lo certifica il Censis nella sua rilevazione per l'anno 2022-2023. Ci dice tutto nel servizio Selenia Secondi. È tra i primi 5 migliori in Italia il corso di laurea triennale in servizi giuridici per l'impresa dell'Università D'Annunzio di Chieti. Lo dice la classifica delle migliori università italiane stilata dal Censis, l'Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica, che lo colloca al quarto posto nella speciale classifica 2022-2023 riguardante la qualità dell'offerta didattica delle lauree triennali, delle lauree magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali. Nei primi 5 posti della classifica c'è dunque il corso di laurea triennale presieduto da Maria Luisa Gambini, docente di diritto privato. Il corso del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, diretto da Fabrizio Fornari, viene considerato dal Censis tra le eccellenze d'Italia, sia per la qualità degli insegnamenti, sia per la capacità degli iscritti di mantenere un percorso regolare e completare in 3 anni il corso di studi. Il Censis ha inoltre classificato il corso di laurea in servizi giuridici per l'impresa dalla D'Annunzio al secondo posto in Italia per i rapporti internazionali. È stata infatti premiata la significativa e diversificata offerta sia dei servizi agli studenti in termini di sostegno addizionale durante il periodo di studio all'estero, che ha consentito un incremento degli studenti in uscita rispetto al numero degli immatricolati, sia della varietà dei possibili atenei ospitanti. A tutto ciò si è aggiunta la riconosciuta attrattività del corso per gli studenti stranieri, comprovata dalla percentuale di studenti sul totale degli iscritti. Prenderà il via il prossimo 25 luglio la call della 4ª edizione di StartCap Abruzzo, rivolta a startup e spin-off che concorreranno per aggiudicarsi i premi della business competition mirata a favorire la creazione di nuove imprese, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Partirà il 25 luglio la call della 4ª edizione di StartCap Abruzzo, rivolta a start-up e spin-off che concorreranno per aggiudicarsi i premi della business competition mirata a favorire la creazione di nuove imprese, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Novità di quest'anno sarà l'occasione di partecipare ad un'ulteriore tappa della competizione, il premio Startup Visionaria 2022, articolato nelle due sezioni Idea Impresa e Startup. Lo sponsorizziamo, lo realizziamo, quest'anno sarà arricchito anche molto perché lo facciamo partecipare poi a Visionaria, che è
un progetto della Camera che proiettato alle idee, proiettato all'innovazione, proiettato per lo sviluppo del territorio. Agenzia di sviluppo nell'ambito del Piedo, del premio con la Start Cup Academy, organizzerà e seguirà dei corsi rivolti proprio agli aspiranti imprenditori, a coloro che hanno avviato impresa, mettendo a disposizione dei professionisti all'interno, dei model designer che hanno finalizzato un corso di formazione con il nostro partner, che è un partner nazionale Beeple, che si occupa appunto di formazione degli aspiranti imprenditori, e noi ci saremo e ce la metteremo tutta, ovviamente anche portando all'interno di questa esperienza il ruolo consolidato che Agenzia di Sviluppo ha all'interno della rete Enterprise Europe Network. Allora, Startup Abruzzo, che arriva quest'anno a celebrare la sua quarta edizione, è una business plan competition all'interno del sistema universitario e della ricerca abruzzese. In pratica è una competizione delle idee di impresa e di progetti di innovazione all'interno del sistema universitario, quindi che coinvolge sia l'Università di Chieti Pescara, ma anche l'Università dell'Aquila, l'Università di Teramo, il Gran Sasso Science Institute e l'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. L'obiettivo è quello appunto di sostenere i progetti innovativi e i progetti di start-up, quindi di imprese innovative che nascono dalla ricerca e dalle esperienze dei ragazzi universitari. Andiamo ancora avanti, taglio del nastro ieri sera al porto turistico del Marina di Pescara per la 36esima edizione di Mediterranea, la rassegna organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara per parlare di enogastronomia, eccellenze d'Abruzzo e da quest'anno anche di destinazioni turistiche. Si parla di Mediterranea, si parla di slow food, cavallo, insomma un appuntamento questo sempre più importante che vi vede protagonisti in questo caso. Sì, ovviamente la protagonista principale è la Camera di Commercio Chieti Pescara, che porta avanti questa manifestazione da molti anni. Noi da qualche anno diamo una partnership che ci sentiamo in dovere anche di essere presenti e vicini allo sforzo camerale, che è importante per tutto il territorio. Mi auguro che sempre più le imprese abruzzesi dell'agroalimentare, parlo soprattutto a quelle piccole chiaramente, che hanno bisogno di farsi conoscere e di promuovere quello che fanno, siano sempre più presenti. Cioè, è importante capire che da questa esperienza qui al porto turistico di Pescara può partire un importante momento di promozione e valorizzazione di tutto l'agroalimentare abruzzese di qualità, che può andare ben al di fuori dei confini in cui siamo, insomma. Per cui c'è bisogno che le aziende siano sempre più convinti partecipi di questa manifestazione. Io ho la sensazione che ancora troppi attori snobbino questi appuntamenti e fanno male sostanzialmente, perché invece c'è bisogno di esserci, di farsi conoscere, di fare rete, perché poi la Camera di Commercio fa ben altro che Mediterraneo, quindi accompagna le aziende al di fuori dei confini regionali in tante iniziative, in tante manifestazioni fieristiche, però è bene costituire un nucleo qui che parte da Mediterraneo, coeso, che poi possa andare fuori regione. E siamo alla pagina dello sport, al calcio in particolare, perché il Pescara ha il suo nuovo portiere titolare. Si tratta di Alessandro Plizzari, che arriva a titolo definitivo dal Milan. Intanto domani alle 17.30 a Palena ci sarà la prima uscita ufficiale assoluta del Pescara di Alberto Colombo, che giocherà contro la formazione turca della Dana Demirspor. Vediamo il servizio curato da Andrea Costantini. Con un vero e proprio colpo di coda nel fine settimana, il Pescara trova il suo numero uno. Nella tarda serata di ieri, il DS dell'Icaria ha portato a termine l'acquisto a titolo definitivo del portiere Alessandro Plizzari, che si lega al Delfino con un contratto di 3 anni. Originario di Crema, classe 2000, cresciuto calcisticamente nel Milan, è stato anche ritenuto un predestinato, uno che avrebbe potuto competere o raccogliere l'eredità di Gigio Donnarumma al Milan, aspettative che forse lo hanno danneggiato. Oltre che essere stato terzo e in alcuni casi secondo portiere del Milan, Plizzari ha cercato spazio con dei prestiti in Serie B, collezionando 53 presenze con le maglie di Ternana, Livorno, Regina e nell'ultima stagione Lecce, appena 3 gettoni e una promozione in A. Per lui anche la trafila delle nazionali giovanili e 4 presenze in Under 21. È una fase decisiva per la carriera di Plizzari, per la prima volta scende in C e chiude il suo legame contrattuale col Milan. È il momento di dimostrare il proprio reale valore e chissà che non ripercorra le gesta
gesta di Fiorillo che dopo gli inizi con grandi attese, si parlava del nuovo Buffon, e una fase di grande precarietà, a Pescara ha trovato una dimensione importante. Si completa dunque il nuovo trio di portieri dopo gli innesti di Daniele Sommariva, arrivato dal Monza nell'operazione Sorrentino, e Andrea Daniello, giunto da svincolato dopo aver chiuso col Cagliari Primavera. Resta ora da colmare il vuoto ancora presente nel vertice basso di centrocampo, una lacuna in minima parte colmata con l'arrivo di Erdis Kraja, che nei prossimi giorni sarà ufficializzato, anche se nel ruolo il preferito del DS biancazzurro è Andrea Ghion, che potrebbe risolvere anzitempo il prestito al Perugia. C'è poi la pista Salvatore Aloi dell'Avellino, che però risulta ancora bloccata, soprattutto per la mancanza di un accordo tra il giocatore e la società irpina. La situazione però può evolvere in maniera positiva nei prossimi giorni. Aloi può fare il vertice basso, ma interpreta ancora meglio il ruolo di mezzala e, contando che un posto è occupato da Mora, l'altro se lo potrebbe contendere coi giovani Jabua e Germinario. Si attende anche l'ufficialità del difensore Pellacani della Virtus Verona, per un reparto già comunque abbastanza fornito e che potrebbe avere ulteriori necessità in caso di uscite di Veroli o Ingrosso. Intanto, seppur con un amichevole e a un mese circa dalle prime gare ufficiali, da domani si tornerà a parlare di calcio giocato col nuovo Pescara di Alberto Colombo, che avrà un test molto duro allo stadio Angeli di Panela alle 17.30 contro la Adana Demirspor, club della massima serie turca. Poi mercoledì 27 luglio il Delfino chiuderà il ritiro nel San Graventino con una amichevole contro la Delfino Curi. Ancora calcio, dalla Serie C alla Serie D, il presidente dell'Avezzano Gianni Paris fa il punto sull'allestimento della squadra e sulla campagna abbonamenti e spiega l'accordo con il neo direttore sportivo Antonio dell'Annunziata. Antonio ci siamo conosciuti anche negli anni passati perché mi proponeva i giocatori dell'area campana, eccetera. Lui è di Pozzuoli, ex calciatore professionista, ha avuto esperienze in altre realtà di Serie D in passato, soprattutto nell'area campana, soltanto ecco che mi aveva chiesto che voleva uscire definitivamente dall'ottica della sua regione per fare il calcio in un altro modo, con un'altra serenità alle spalle in Abruzzo, e quindi gli ho dato questa opportunità. Siamo intorno a 150 abbonamenti, pochi ma comunque sono già una base che mi lascia sperare che ovviamente non si può che migliorare. L'obiettivo è chiaramente dichiarato quello di battere il record della stagione 17-18, quella del terzo posto con Giampaolo alla panchina, che portò appunto a 455 abbonati. Mi auguro appunto che gli avezzanesi riescano a fare di più. Stiamo cercando veramente di stringerci a corte e provare a fare qualcosa di più. Il mio sogno reale, dichiarato, e che non è cosa assurda per una città così grande come Avezzano, come la nostra Marsica, e 1000 abbonati. Con 1000 abbonati, l'ho sempre detto, prometto la Serie C. Ovvio che la Serie D in questo girone di ferro che è il girone F ci darà anche soddisfazioni con il botteghino, e quindi noi ci auguriamo che il botteghino sia veramente l'arma in più del club, e ci auguriamo che la squadra vada forte, perché se la squadra andrà forte ovviamente non stiamo a preoccuparci. Ci aspettiamo ovviamente di essere tra le abruzzesi quella che possa dimostrare, ecco, un calcio concreto e allo stesso tempo piacevole. La bellezza poi sta agli altri a giudicarla, però quello che conta oggi è che l'Avezzano è pronto ad affrontare un campionato che ovviamente sarà difficilissimo, ma proprio in questa parola sta il bello. La prima edizione del TG6 finisce qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra rete, come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per il momento per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.